Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio registrarvi un nuovo video per un trucco semplice. Allora, cominciamo. Abbiamo bisogno di un fondotinta, di un correttore, della cipria con il pennello, di un mascara, dell'eyeliner, del rossetto matte. Se volete un rossetto più delicato, diciamo delicato, e rosso. E normalmente, ovviamente, avete bisogno di uno specchietto. Bellissima, aspettate, devo mettere fuori. Eccomi. Allora, cominciamo. Prima cosa, chi porta gli occhiali, oggi non so parlare, ovviamente, naggia, comunque dovete levare. Cominciamo con il fondotinta. Il fondotinta io preferisco spalmarlo con le mani. Se uscisse, poi è freddo. Perché con le mani viene più uniforme, cioè viene meglio. Cominciamo qui. Cominciamo a spalmare. Musica di sottofondo proprio bellissima. Facendo anche coprendo l'attaccatura dei capelli, soprattutto l'attaccatura dei capelli, altrimenti si vedrebbe moltissimo il distacco. Un po' sulle labbra. Ok, anche qui, così almeno non il distacco non si vede. Vedete già una bella base. Poi passiamo al correttore. Il correttore io lo applico in tre punti. Così. Anche questo preferisco sempre applicarlo con le mani, perché con le mani viene una cosa molto molto più uniforme. Così, vedete, guardate sempre in alto, così vedete. Ora prendiamo la cipria con un pennello. Andiamo a fare dei giri molto circolari, battere l'eccesso e cominciare a spalmare. Per uniformare il tutto. Fate sempre dei movimenti molto circolari. Così. Ok. Poi passiamo al mascara. Il mascara. Ok. Il mascara. Preleviamo un po' di prodotto. Con la punta del mascara andiamo a lavorare le punte. Guardiamo in basso,
cominciamo a lavorare le punte . Ok, ripreleviamo del prodotto per passare all'altro occhio. Fermo un po'. Vedete già la differenza? Sempre in basso. Lavoriamo molto bene le punte. Vedete già la sì, vabbè. Poi ripreleviamo del prodotto, così cominciamo a lavorare le lunghezze. Così. Già si nota la differenza. Così. Vedete già le ciglia? Ok, ora prendiamo il nostro amato eyeliner. Io lo agito sempre bene prima dell'uso, cioè prima di metterlo comunque. Preleviamo l'eccesso e cominciamo. Io comincio sempre dall'esterno, cioè dall'interno, perché così mi viene più facile fare. Una punta, cioè la punta, e una linea molto fina, vedete? Così. Poi aspettiamo che si asciughi e intanto passiamo all'altro occhio. Vedete? Poi rimergiamo lo scovolino e leviamo le cesse e passiamo all'altro occhio. Così tiriamo sempre bene l'occhio, teniamolo teso. Ok, vedete? Aspettiamo che si asciughi. Poi sto prendendo uno Scottex. Prendiamo il rossetto opaco matte, cioè, e aspettiamo che si asciughi, e nel mentre si asciughi l'eyeliner mettiamo il nostro amato rossetto. Vedete? Ecco qui, per un make up sobrio leviamo l'eccesso con uno Scottex, poggiando semplicemente le labbra e l'eccesso si leverà. Poi per finire ripassiamo con la cipria, giusto per dare quel tocco. Giusto per dare quel tocco. Anche qui se volete. Poi io abbondo sempre di cipria perché la cipria non guasta mai.
Ok. E il nostro trucco è pronto. Ecco qui. No, lasciate un bel pollice in su. Noi ci vediamo al prossimo video e...